Vi chiedo di chiudere un attimo gli occhi, chiudiamoli, e immaginiamo il primo, la prima fotogramma che ci viene, che ci appare durante la giornata quando usciamo di casa, quando usciamo dal letto, quando usciamo dal bagno, quando apriamo la finestra. Qual è il primo fotogramma che c'è all'esterno? Una casa, un muro, una finestra, un albero, un giardino, una strada. Ecco, prendiamo quel fotogramma, apriamo gli occhi, teniamolo lì presente, perché quello è il primo segmento della nostra vita, ogni giorno. È un luogo dove noi viviamo per scelta, perché è il posto dove abbiamo deciso di vivere, oppure dove il destino ci ha portato, dove siamo nati o dove siamo stati costretti ad arrivare. In alcuni casi è molto bello, è un posto molto bello, in altri casi è neutro, in alcuni casi è molto brutto, è una parete di cemento a pochi centimetri magari dalla nostra finestra. Ecco, quello è il primo elemento del nostro percorso, perché è il territorio, è il primo frammento, il primo tessera di un mosaico del territorio. Adesso inseriamo il secondo elemento, che è quel pulviscolo di cosine che si muovono intorno a quel territorio, che si chiamano esseri umani. E sono tanti, tantissimi, appena allarghiamo la visione, e soprattutto hanno delle identità, hanno un nome, cognome, delle storie, di cui normalmente, a seconda di dove viviamo, che non sia un borgo di 30 persone, ma sia una città, conosciamo pochissimo. Quello è il mondo delle persone, delle identità umane, che si affianca alle identità dei territori. Hanno questa caratteristica in comune, hanno delle identità, e insieme formano una comunità. Le persone hanno una comunità e si inseriscono sul territorio. Questo mix è qualcosa di magico, che ha delle potenzialità inespresse straordinarie. E se riguardano quella dimensione di lamentela tipica di noi italiani, che è: ah, potremmo vivere della bellezza della nostra terra, ah, potremmo vivere di turismo, ah, bla 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 bla. Soprattutto quando andiamo all'estero e vediamo un'altra serie di parole molto, molto tipiche che ci viene fuori, ma naturali. Ah, perché cosa fanno loro con poco che hanno? Ah, e ritorniamo sulla prima, ah, noi potremmo. Ok, e perché non succede? Perché il tema è quello. Perché questi luoghi, e siamo nel cuore della Sicilia, e ogni siciliano sa quanto vale questa terra, quindi tutto questo discorso fatto in Alto Adige probabilmente no, funziona molto meno. Qui lo senti sulla pelle, ti brucia questa cosa. Perché non funziona? Tanti motivi, non c'è il tempo per elencarli tutti, ma uno importante sì, perché sono tutti questi elementi sono disconnessi. Siamo tessere sconnesse. Siamo isole senza ponti. E cosa succede? Che non riusciamo a valorizzare quello che abbiamo. Questo progetto di cui vi parlo stasera è un progetto di una comunità, è il sogno di una comunità che sta diventando concreto in tempo reale. E si chiama Museo Diffuso dei Cinque Sensi di Sciacca. Inizia tutto in un momento del 2019, all'inizio del 2019, quando all'ennesimo cartello affittasi che viene messo nel centro di Sciacca, una parte della comunità, della cittadina, dice: basta, non possiamo stare qui inerti e inermi senza fare niente. E decidono di muoversi, iniziano a incontrarsi e trovano in una figura di riferimento, perché le figure sono importanti, le persone poi sono importanti, che decide di metterci la faccia, di dire adesso diamoci da fare, uno spunto. Questa persona si chiama Viviana Rizzuto ed è una di quelle menti che torna in Italia dopo aver fatto la program manager a livello internazionale per 15 anni. E anche lei dice: perché riusciamo a far funzionare multinazionali, riusciamo a far funzionare aziende in maniera pazzesca e noi non riusciamo a farlo qui con le risorse che abbiamo? Torna e nasce il Museo Diffuso dei Cinque Sensi. Sciacca ha 40.000 abitanti. Ha un turismo strano, perché mentre il mondo cresce del più 4% all'anno di turismo, mentre la Sicilia, l'Italia cresce, Sciacca diminuisce.
E quel poco di turismo che quel tanto di turismo c'è perché ci sono i grandi alberghi fuori, ma nel centro storico non si fermano i turisti, al massimo per una notte via, e tutti lì a lamentarsi, ma il punto di vista è rovescio. Cosa facciamo noi perché un turista davvero interessante si fermi giorni e giorni? Offriamo quello che lui vorrebbe, offriamo quello che noi vorremmo trovare, perché questo vale per Sciacca, vale per Iesi, vale per tantissimi dei posti della Sicilia e del nostro sud Italia. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per valorizzare il nostro territorio affinché diventi un'esperienza indimenticabile, di quelle che racconti agli altri, dici perché non vai? Forse no. E allora nasce un percorso. Nasce nel 2019 all'inizio e diventa un museo diffuso. Cos'è un museo diffuso? L'idea di un museo in cui le cinque porte del centro storico di Sciacca siano le cinque porte di un museo, che i corridoi siano, le strade siano i corridoi, dove le piazze siano le sale di esposizione del museo, e dove ogni finestra, ogni vetrina, ogni saracinesca che apre, si apre ogni mattina, sia una teca del museo, perché il tesoro da offrire al mondo è l'identità di chi ci vive. Questo diventa un tesoro, ma per farlo serve conoscenza, serve consapevolezza, e non dei singoli, ma delle comunità. Cos'è la comunità? Sono persone connesse. Quando una comunità di singoli consapevoli si unisce, diventa una comunità competente, consapevole e competente, e si offre al turismo. Attenzione, il turismo è tanto di più che un semplice albergo o la ristorazione, soprattutto da noi. Cosa produce? Quindi si connettono le persone per creare economia, per permettere a quelle persone che abbiamo sentito o che di cui ci parlava anche Paola, che si sono allontanate, di tornare. È Simone che torna, sono tutte le persone che tornano e trovano il posto giusto per stare, grazie a cosa? Alla valorizzazione del proprio territorio, della propria identità. E questo è il percorso del Museo dei Cinque Sensi, che produce una comunità ospitante. I risultati ve li elenco e potete verificarli di persona. In 2 anni di Covid, peraltro, il risultato di quest'estate, abbiamo appena iniziato, io sono il direttore creativo di questo progetto, quindi per questo ne parlo anche vivendolo ogni giorno. Il risultato è che la comunità, il gruppo si è ingigantito. In epoca Covid si è preparato, si sapeva che sarebbe stato il momento di partire e dalle parole passare ai fatti, e oggi quest'estate abbiamo messo alla prova quello che ci auguravamo potesse succedere. Oggi il Museo Diffuso di Sciacca comprende 110 operatori commerciali, ci sono 24 strutture ricettive. I B&B però sono connessi, e succede uno dei piccoli miracoli nella testa. L'albergatore è una delle figure commerciali tipiche in cui odia quando qualcun altro arriva, perché è un rivale. Il cliente che va da lui è un cliente che ho perso io, e quindi lo odi, speri che gli venga qualsiasi cosa, che bruci la sua struttura, magari così tu diventi migliore. No, oggi è il contrario. A Sciacca tutti gli operatori che fanno parte della nostra struttura, sono 24, sono la maggior parte dei B&B, collaborano, festeggiano l'apertura di un nuovo B&B, si comunicano nelle chat i clienti, se li passano, utilizzano le strutture di uno per migliorare la propria offerta. E questo succede per gli artigiani, che non sono più degli artigiani della ceramica, del corallo o della carta pesta, caratteristiche che a Sciacca, ma ognuno, ogni territorio dei nostri paesi ha queste caratteristiche, non sono più solo degli artigiani, ma fanno turismo esperienziale, quindi accolgono il cittadino temporaneo e gli fanno fare il vasetto di ceramica con le sue mani. Si chiama turismo esperienziale, ma finché ne parli è facile, quando lo metti in pratica devi cambiare atteggiamento, non sei più semplicemente un bravissimo artigiano, ma ti devi mettere in ascolto. L'orchestra di cui si parlava poco fa funziona perché c'è una sinfonia di persone che ascoltano prima di suonare, quindi tu devi metterti in ascolto, cambi. E la comunità diventa accogliente. Come? Ci sono 10 info point oggi diffusi, ma non sono gli info point classici. Sono un bar, un pub, un tabaccaio,
un negozio, un'agenzia di viaggi, un centro nautico, che diventano infopoint diffusi, danno le informazioni, ma sono soprattutto un presidio della narrazione, dell'identità fatta dai cittadini. E questo cosa succede? Cosa fa? Cambia la testa di tutti. Oggi abbiamo delle testimonianze di viaggiatori italiani, siciliani, stranieri che piangono. Perché piangono dall'emozione? Perché sembra non sia quasi vero che tu sei in un posto e la gente ti accoglie, ti si dice assa benedica. Wow, che poi è una parola che ha una somiglianza, no, a salam aleikum, e torna tutto, torna tutto. E ti senti davvero parte di un progetto. E la cittadinanza cambia, e questo significa essere una comunità connessa. E cosa succede? Che si sviluppano delle situazioni molto strane, perché nel momento in cui si fa rigenerazione urbana, non è più solo rigenerazione urbana che attiene alla parte del mondo dei beni culturali, ma viene rigenerata una salita con delle ceramiche e la comunità se ne occupa, non persone del museo diffuso, ma chi ci abita intorno annaffia le piante, protegge i vasi. E cosa succede? Che i turisti si fermano, fotografano un punto morto della città e il tabaccaio ci dice che ha aumentato del 30% il suo fatturato. Economia, società, connessioni, cultura. Abbiamo riaperto le grotte vaporose, che era un bene geologico straordinario chiuso da anni. Non c'è un ritorno economico, è senza ticket. E come fai? Grazie al fatto che hai 54 associazioni con cui sei connesso. Intorno al museo diffuso ci sono decine di associazioni che fanno parte di questo e propongono e sostengono opere condivise. Ma questo diventa attrazione turistica che aumenta e inizia a salire il livello e torni ad essere quella destinazione che avresti sempre voluto essere, di cui le persone si fermano. L'albergatore a un certo punto dice: signora, va bene, una notte, ve lo giuro, tanto tutto monitorato, lo potete verificare davvero. E la signora dice: bene, grazie, poi vado a Taormina, vado su Ragusa, eccetera. E lui dice: sì, però comunque noi facciamo parte di questo progetto, se vuole dia un'occhiata. E lei richiama, dice: ah, che bello, mi prenota altre 4 notti. Economia. Aeroviaggi, che è un tour importante, tour operator, decide di aprire, di stagionalizzare, aprire a gennaio. Ma cosa fai fare le persone a gennaio? Non è lo stesso, bene se in Sicilia, ma non è lo stesso modo di stare in spiaggia. Ma se tu hai una comunità che ti fa fare esperienze ogni giorno, per più giorni diventa utilità. E quindi noi siamo utili a Aeroviaggi, Aeroviaggi è utile a noi perché porta lavoro. Si connette l'economia con la cultura, con l'ambiente, con la società, perché tutto questo è coesione sociale. La comunità vive il proprio posto e lo migliora. È un posto bello in cui vivi tu, è un posto bello in cui arrivano i turisti o cittadini temporanei, è un posto dove loro stanno meglio, è un posto dove vivi meglio tu. E si cominciano a realizzare quello che un ragazzo prima diceva, la propria passione, il proprio ruolo. Puoi essere te stesso, e questa è economia reale. Ci sono nuovi posti di lavoro. Le nostre due vicepresidenti hanno 24 anni. E intorno vi potrei farvi decine di nomi di persone che fanno parte di questo progetto. Una comunità ha creduto in un sogno, e questa realtà oggi ha appena vinto un premio 2 giorni fa che si chiama Welfare che è impresa, ed è uno dei più importanti premi italiani, dove eravamo in competizione con 158 startup abbastanza importanti, grandi, e le fondazioni che hanno premiato sono tra quelle più importanti italiane. Siamo arrivati primi in Italia ed è il 5º o 6º premio che prendiamo. Siamo i migliori in Italia, dalla provincia più sfigata d'Italia secondo quelle che sono alcune statistiche, dove solo alcuni parametri vengono presi. Si dice: noi siamo pronti addirittura a replicare, e c'è orgoglio nel raccontare la propria città. Ecco perché adesso torniamo un secondo a quell'immagine, non occorre che chiudete gli occhi, però riprendete quel frammento di immagine, e se pensate che non possa più essere modificato, ok, io ho fallito, probabilmente nel mio speech, nel mio talk, ma se dentro di voi quella stessa frame, quella stessa immagine, adesso può diventare qualcos'altro, allora abbiamo fatto un altro passetto in avanti, perché il segreto che sta dietro tutto questo che è stato messo in piedi è che la gente ha smesso di lamentarsi, ha iniziato a dire: io voglio e posso fare la mia parte.
e non solo per un motivo altruistico, ma anche egoistico, perché io voglio essere felice.